Cari amici, cari cristiani, buongiorno a tutti voi. Come già voi dovreste conoscere, il sabato non vengono proclamate le letture in continuità con gli altri giorni della settimana. Sono delle unità a parte, quindi viene sospeso la lettura del discorso della montagna. E oggi il tema affrontato dalle tre letture del rito ambrosiano è il tema del discepolato, dell'invio dei discepoli, della missione di coloro che in nome di Gesù girano per il mondo. E vi è quel brano che ben conosciamo, nel quale Gesù invia a due i suoi, senza alcuna ricchezza, senza che siano preoccupati di come mantenersi, con il solo cuore invaso dal desiderio di dire a tutti che è arrivato il nuovo regno, che vi è una consolazione, un conforto per tutti, che vi è la possibilità di uscire dall'oscurità della malattia, di poter essere dalla forza dello Spirito guariti. Ma sentiamo il racconto evangelico. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo il Signore Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi, come testimonianza per loro». Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse. Scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Come sarebbe diverso il nostro vivere se ogni giorno iniziasse con la consapevolezza che le persone che incontreremo, che il viaggio che faremo durante la nostra giornata sia conseguenza del mandato di Gesù. Incontrare persone, rimanere in collegamento con i fratelli, con quel compagno che il Signore ci ha dato per poter essere annunciatori, ed essere sempre caricati dall'idea che chiunque incontriamo lo incontriamo per potergli dire che c'è una speranza per lui, che c'è un incoraggiamento, che c'è una carezza che viene da Dio. Proviamo a vivere questo giorno così. Non sappiamo chi incontreremo, che cosa faremo, ma in ogni persona che incontreremo cercheremo di vedere coloro che il Signore ci fa incontrare perché possano ascoltare una parola di luce e di verità. Buona giornata a tutti voi, carissimi.